qualcuno vuole accomodarsi anche qui davanti, ci sono delle sedie ancora vuote, però ritengo che possiamo iniziare la nostra serata. Abbiamo qui ospite la nostra Stefania Stasi, che è risultata la vincitrice di un concorso bandito per la prima edizione l'anno scorso, nel marzo del 2020, quando eravamo tutti quanti presi da una situazione nuova che ci stava investendo e che in qualche modo ha per un anno quasi modificato le nostre vite. Questa sensazione, questo momento molto particolare, scandito anche da una serie di provvedimenti normativi che ci hanno obbligati a tenere delle condotte diverse da quelle che abitualmente teniamo, hanno indotto molti di noi a fermarci sia fisicamente che spiritualmente. Ci siamo fermati a riflettere, a pensare, abbiamo avuto più tempo paradossalmente per riconsiderare un attimo le nostre vite. Come assessore alla cultura, diciamo che lo spunto alla ideazione di questo concorso paradossalmente è arrivato proprio dalle istituzioni, da quelle alte, da quelle che hanno sede a Roma. Il Presidente del Consiglio Conte, nel primo provvedimento che stabiliva appunto la chiusura degli esercizi pubblici, stabiliva proprio la limitazione della nostra libertà, la libertà fisica che così tanto invece viene tutelata dalla Costituzione. Il Presidente Conte, oltre a stabilire una serie di regole che tutti quanti noi abbiamo posto in essere, invitava le amministrazioni a favorire presso i cittadini tutte le iniziative, tutte le attività che potessero essere diverse da quelle abitualmente svolte, ma che potessero essere svolte a casa, al chiuso delle proprie abitazioni. E così mi è venuta in mente una cosa alla quale abbiamo sempre pensato, anche in amministrazione si è sempre pensato di dare vita a delle iniziative che favorissero il perseguimento delle passioni dei cittadini. Noi sappiamo che Palagiano è un paese maturo a fare questo tipo di attività, sappiamo che ci sono tanti lettori, che ci sono tanti scrittori in erba che hanno il loro libro nel cassetto, cioè che hanno la voglia di scrivere, di manifestare, di fissare le loro emozioni su un testo, ma che non lo fanno per pudore, per una malintesa vergogna. Ci sono tante ragioni che frenano i cittadini a manifestare i propri sentimenti. E invece, come dice Isabella Allende, bisogna scrivere tutto quello che merita di essere ricordato. Tutte queste considerazioni mi hanno quindi indotta a dare vita a questo concorso. Devo dire che sono stata incoraggiata a mia volta, così come io volevo incoraggiare i cittadini palagianesi, sono stata incoraggiata a mia volta da un mio amico scrittore, Marco Tarantino, che è stato qui, ci ha appena lasciati perché aveva un altro impegno, e da un editore che poi è stato, come dire, il soggetto che ha risolto i problemi anche dal punto di vista finanziario. Un editore illuminato che ha come suo obiettivo soltanto quello di diffondere davvero la cultura, ed è Vincenzo Carriero. Vincenzo Carriero ha accolto favorevolmente il mio progetto, mi hanno entrambi, Marco Tarantino e Vincenzo Carriero, dato una mano a fare il bando per il concorso, mi hanno dato una mano con la battitura, il numero delle parole, cose di cui io ero assolutamente all'oscuro, e quindi abbiamo bandito il concorso con una fattiva collaborazione da parte delle associazioni culturali del territorio. Hanno collaborato con noi Proloco, Luce Sale, ha collaborato con noi il Cantiere. I soci di queste associazioni hanno diffuso l'idea e molte sono state le opere pervenute. Diciamo che abbiamo proposto due temi, avevamo proposto il tema della libertà ritrovata, intendendo la libertà come quella nuova situazione nella quale eravamo finalmente, paradossalmente, liberi dai vincoli, per esempio, di lavoro, dagli orari che ci avevano in qualche modo, che ci continuano a costringere ad essere precisi e ad osservare determinate regole. Quindi libertà dai comportamenti abituali e libertà ritrovata, perché la libertà poteva essere intesa come quel momento in cui all'epoca pensavamo che sarebbe stato immediato, che sarebbe arrivata dopo 2 o 3 mesi questa libertà nuovamente. In realtà ci è voluto molto più tempo e forse non l'abbiamo ritrovata ancora del tutto. Quindi
semplice possibilità di intendere la libertà ha costituito l'ispirazione per le opere che sono poi pervenute. Ne sono pervenute tante, abbiamo con la commissione costituita da un socio di ognuna di queste associazioni letto le opere, le abbiamo lette nella segretezza del nome, quindi in anonimato, ed è stato poi un piacere quando abbiamo aperto le buste contenenti i nomi ed io ho scoperto che quella che risultava aver conseguito un punteggio più alto era l'opera di Stefania Stasi, che io già conoscevo perché per quelle strane circostanze della vita Stefania è stata forse 20 anni fa mia alunna a Mottola. Che dire, è stata ancora una volta una di quelle volte in cui la vita ti stupisce, perché come mi capita spesso nel mio ruolo di insegnante, qualche volta mi accorgo che le parti si rovesciano, da essere quella che dovrebbe insegnare qualcosa divento quella che apprende qualcosa, e dal libro di Stefania ho appreso tantissimo, tantissimo. C'è una saggezza, c'è una capacità di leggere la vita in quelle righe che è davvero emozionante. Una volta comunicato a Stefania, a una stupita Stefania che era risultata vincitrice del concorso, ci sono state le lacrime di rito, ma poi c'è stata la pubblicazione, ripeto, ad opera di questo illuminato editore, e adesso le opere sono qui a disposizione di chi vorrà ritirarle, spero siano sufficienti per tutti, altrimenti chiederemo all'editore di ristamparne. Quindi io adesso passo la parola a Tiziana, che è la nostra, come dire, tecnica, è la persona che dal punto di vista letterario meglio ha le conoscenze, le competenze per poterci illustrare il contenuto del libro di Stefania, dell'opera di Stefania, e poi parleremo anche con Stefania stessa. Grazie. Buonasera a tutti, ben trovati, sì, ad alcuni dovrei dire ben ritrovati, visto che non molti giorni fa abbiamo avuto modo di conoscere in questo stesso luogo l'altro Diaz, un altro autore, un altro libro, insomma un luogo che ormai abbiamo capito è stato battezzato come luogo del libro, luogo della lettura. Dunque, Patrizia esagera sempre nel presentarmi una tecnica, non lo so, sono una lettrice, ribadisco, e soprattutto un'amica di Stefania, ci tengo a dire questo. Nella mia esperienza lavorativa scolastica, ma anche extrascolastica, ho avuto modo di leggere, presentare diversi libri. Però, lo dico con tutta semplicità, questa sera è come se fosse la prima volta. Sono molto emozionata, proprio perché, come vi dicevo prima, l'autrice che andiamo a presentare è una mia amica trentennale. 30 anni non sono pochi, sono tanti, però non sono qui a parlarvi della mia amicizia con Stefania, forse su questo scriveremo un libro a 4 mani. Ok. In realtà appunto vi volevo comunicare questa emozione perché finalmente siamo qui a parlarvi di un testo nato dalla penna, da una penna che a me piace definire spietata, indomita, ma anche molto fragile e sincera di Maria Stefania Stasi. Una penna che ho sempre visto scrivere in questi 30 anni. Ho visto regalare parole di poesia a tanta gente, ad amanti, parenti, conoscenti, amici, sconosciuti. Una penna che non si ferma mai, che scrive sempre, di giorno, di notte, nel rumore e nel silenzio, insomma, della vita, delle circostanze. Perché Stefania è questo, è una donna che scrive. Però la scrittura ha il suo compimento, il suo completamento, quando diventa lettura per gli altri. Quindi potete immaginare come questa pubblicazione, che come ha detto l'assessore Rollo, viene fuori da una premiazione di un concorso, diventi per Stefania la piccola realizzazione di un grande sogno. Per Stefania sì, ma per quante sono le idee, i progetti che lei ha condiviso e condivide con me, lasciamelo dire Stefania, è la realizzazione anche di un mio sogno. Tante sono tanti sono gli scritti che sono passati, Stefania, che sono passati da sotto i miei occhi, poesie tantissime, romanzi, monologhi, testi teatrali, anche pensieri così estemporanei. In ognuno di questi io
leggo Stefania, leggo la sua interiorità, la sua infinita interiorità. Una interiorità che si dimena tra uno stato di inquietudine profonda, ma anche una voglia di parlare, di comunicare, di relazionarsi con l'esterno, di abbattere dei muri, di a volte di difendersi, di isolarsi, ma anche di sperare, di sorridere, di stabilire delle relazioni con l'esterno, di stare bene con gli altri. Il tempo di carta che cosa è? È una bella testimonianza che Stefania ci lascia di questo momento storico che abbiamo vissuto, che forse purtroppo stiamo ancora vivendo. Però ci tengo a dire questo, in realtà lo scritto, il contenuto dello scritto va oltre il momento contingente e ci dà molto, tante altre cose, tanta ricchezza, come ha detto anche Patrizia. Questo fatto sta che Stefania ha approfittato di questo silenzio malato, come lo definisce nel libro, della pandemia, per guardarsi intorno, o meglio, per guardarsi dentro, meglio ancora, per guardare nell'uomo, nell'animo umano, nell'animo di tutti, e capire delle cose semplici. Forse l'abbiamo fatto un po' tutti questo. Stefania così ha fissato questa riflessione in un, diciamo, in un dialogo, il suo interlocutore è il tempo, proprio il tempo che noi facciamo correre veloce di solito, che ci porta via cose, persone, situazioni, chiacchierate, passeggiate, occasioni di vita. Stefania questo tempo lo ha fermato, una sorta di, io lo definirei un monologo interiore poi alla fine, l'ha interrogato e il tempo ha risposto. Ha risposto attraverso una serie di incontri. Il primo è con Mattia, che Stefania immagina intubato, steso in un letto di ospedale, puttuare nel buio, nel silenzio di questa stanza tra tanti pensieri. E lei che fa? Indossa gli occhi del tempo e parla con Mattia, dialoga con lui. Questo Mattia che ad un certo punto, inaspettatamente per lui ma forse per tutti, perde il suo nome di battesimo e diventa il paziente 1. Poi, sempre con gli occhi del tempo, Stefania si è affacciata sul dramma di una donna, moglie e figlia soprattutto, e descrivendone l'infinita sofferenza intrisa di amore, quell'amore che va a sostenere, ad accompagnare senza riserve la fragilità di una madre che piano piano, giorno dopo giorno, nella morsa di una malattia, si allontana dagli affetti e dai ricordi dei propri cari. Ancora, questi occhi di Stefania, questi occhi del tempo, vanno a sostenere l'anelito di libertà di un amico per accompagnarlo in un viaggio che è un viaggio fisico, geografico, ma che fondamentalmente è un viaggio anche interiore, una scoperta di se stesso. Ma quello che ritengo il cuore di questo piccolo scritto è la parte in cui si parla di un oggetto, di un orologio, quindi un oggetto che ha anche la sua valenza simbolica perché ci riporta al tempo e a tutto ciò di cui il tempo si carica, e cioè le relazioni, i rapporti tra le persone, i sentimenti, i valori. Questo dà senso al tempo. E qui c'è un padre che ha lasciato a Stefania una grande eredità, e non intendo in senso materiale ovviamente. E quindi Stefania a un certo punto si ritrova, insomma, capisce che in questo tempo entrambi sono stati, come lei stessa scrive sul libro, l'uno luce per l'altro. Insomma, Stefania ha fatto un lavoro strepitoso, poche pagine, ma di una profondità inaudita, che vanno lette nel silenzio. Lei ha messo in discussione se stessa e ha zittito chi legge, perché questo si fa quando si ha a che fare con la scrittura di Stefania. Si fa silenzio, un silenzio che è interiore, dentro di noi, e si viaggia con l'anima. E in questo viaggio, vi giuro, si trovano delle risposte nel tempo. Quindi grazie Stefania.
adesso, prima di passare la parola a Stefania, che ci dirà direttamente dalla sua voce le motivazioni di questo scritto, ascoltiamo un piccolo passaggio del libro, una lettura, dalla voce di Paola Borleo, che invito a salire sul palco, e questo brano a sua volta introduce un brano musicale, che è qui a avvicinare qui, introduce un brano musicale che è Sound of Silence di Simon Garfunkel, che seguiremo con io insieme alle nostre amiche Antonella e Anna, e siamo una piccola rappresentanza del gruppo delle Corai, un gruppo tutto al femminile di Fiati, nato all'interno dell'associazione Giovanni Paesiello di Palagiano. Quindi adesso Paola legge il brano, subito dopo andremo con l'esecuzione del pezzo musicale. Buon ascolto. Paziente 1. Ti hanno spogliato, bruciato tutti i vestiti e ora ti hanno tolto anche il nome. Ma io non lo dimentico, Mattia. Ci tengo a te. Mi hai dedicato tante attenzioni. Per te non sono scontato. Te la ricordi, Londa? Bene, ti sei tranquillizzato per il momento. Ecco, ti regalo le onde in questo tempo di censura. Questo tempo di solitudine, con calma, ascolta il movimento lento delle onde, di questo mare quieto. La senti l'onda arrivare da lontano? Ascolta, sta entrando nel tuo vivere. Lasciati prendere, è il tuo divenire, il tuo fluttuare nel tuo essere vivo. Tieni gli occhi chiusi, non aprirli. Questo è il suono che devi cercare, il suono del silenzio che deve entrare. La ricordi la canzone, The Sound of Silence? Ti ricordi quella frase che diceva? E nella nuda luce vidi 10 migliaia di persone, forse più persone che parlavano di niente, persone che sentivano senza ascoltare, persone che scrivevano canzoni che non avevano mai condiviso le voci. Nessuno osava disturbare il suono del silenzio. La stai canticchiando, te la ricordi? Bene, segui il tempo, ascolta l'onda, lascia che la sua spuma ti raggiunga e ti ripulisca dalle scorie di un'intera vita passata a tagliarti l'anima. Ascoltala, è come il tempo, ti avvolge i piedi, ascolta come ti accarezza. Thank you.
cosa ha pensato di poter tradurre in questi righi, in queste pagine? Perché hai pensato di fissare sul foglio le tue sensazioni? Io devo aggiungere una cosa, Tiziana, scusatemi, Stefania è davvero un'artista a tutto tondo, perché Stefania si esprime anche attraverso la fotografia. Abbiamo avuto anche modo di curare una mostra fotografica di Stefania un po' di tempo fa. Stefania è un'artista per quello che è il mio modo di concepire un artista. A mio parere l'artista è la persona che prima di noi comuni mortali riesce a percepire delle sensazioni e riesce a esprimerle. Per cui nel momento in cui noi vediamo quell'opera, o leggiamo questo libro, o vediamo la fotografia, ci sentiamo di dire: è vero, ecco, è quello che volevo dire, ma che non sono riuscita a esprimere perché io artista non sono. E Stefania è una vera artista. Dici pure, Stefania, quello che ti ha ispirato in questa produzione letteraria. Buonasera a tutti. Per iniziare ringrazio sia la professoressa Rollo, scusate se la chiamo professoressa prima e professoressa poi assessore alla cultura, Tiziana Cetera, per questo momento, insomma, importante per me. L'avevo sottovalutato all'inizio, però poi quando passi dall'altra parte della barricata, come la chiamo io, la situazione cambia un po'. Allora, iniziamo a partire un po' da dietro. Io in realtà nasco più come fotografa che come scrittrice. In realtà forse hanno viaggiato sempre insieme, ma non ne ero consapevole. Quindi ho sempre avuto, sono sempre stata educata, mi hanno insegnato a cogliere l'attimo, e questo potrei citarvi anche il film L'attimo fuggente. Ho avuto ottimi maestri, quindi mi hanno insegnato bene come imprimere un istante, un qualcosa che agli altri potrebbe sfuggire, o che magari lo guardano, però hanno importanza. Io invece ancora ando a guardare le cose che per me sono fondamentali. Traumatizzante è stata la situazione dal passare, dall'essere completamente liberi, e lo dico in prima persona, libera, di poter prendere la macchina, sia fotografica che la mia macchina, e girare e andare a fotografare, prendere appunti e altro, a non poter fare più nulla, come se ti avessero veramente rinchiusi in una camera di rianimazione, quindi dovevamo stare tutti chiusi in casa, e all'inizio ho provato un disagio non da poco. Poi è capitata la fortuna di leggere sui social che c'era un concorso letterario. All'inizio sono rimasta entusiasta, dopo, quando ho visto che non c'era la sezione poesia, ho detto no, non lo faccio, un romanzo, ma quando mai? Invece poi ho chiesto consiglio a un po' di persone e mi hanno detto provaci. Cosa scrivere? Intorno a me c'è solo silenzio. Avevo la finestra di fronte. Mi sono affacciata, ho guardato fuori e ho visto il deserto. Il vuoto, il silenzio. La gente affollava il supermercato, di come entravano, di come uscivano. Anche io stessa, che all'inizio andavo a lavorare, contatto con le persone, fino a quando mi sono dovuta fermare 15 giorni in casa, nel momento in cui proprio è esploso, no? il video. Appena sentito nella lettura, c'è questa empatia con il paziente 1 che fa sì che il tempo, perché la voce narrante è quella del tempo, a un certo punto vuole quasi, come dire, accogliere questa persona nelle sue braccia, lo invita a lasciarsi andare. Stefania ha vissuto in empatia con quella persona malata, ma con tutti gli altri che in quel momento noi sentivamo soltanto erano costretti a lasciare tutti, a perdere la loro identità, vestiti bruciati, isolati nelle loro stanze senza poter parlare con i familiari. Stefania entra talmente tanto in empatia con queste persone che ci sembra di vivere quella sensazione prima di smarrimento di questi poveri ammalati, ma poi
poi c'è una luce di positività, nel senso che il tempo a un certo punto suggerisce a queste persone di lasciarsi andare, di lasciarsi trasportare dall'onda, perché probabilmente questa voglia di opporsi e di ripristinare le situazioni che invece le contingenze costringono ad abbandonare è un modo sbagliato di vivere il tempo, di vivere la malattia. Forse bisogna vivere anche diversamente da come la società ci induce a fare tutto quello che ci capita. In questo Stefania ha raggiunto una maturità che credo pochissimi di noi in quella circostanza hanno saputo vivere, eravamo tutti un po' spaventati. Stefania è stata atarassica quasi, è stata capace, forse dopo questo passaggio doloroso, di distaccarsi e, come fa il tempo, di suggerire la via per uscire da una situazione davvero pesante. Io devo aggiungere anche una cosa in merito al distacco. Non è facile raggiungere il distacco. L'ho imparato quando ero l'alunna di Patrizia. C'era un'altra professoressa di italiano che spesso e volentieri io andavo male alle interrogazioni e lei mi diede il suggerimento. Disse: tu devi affrontare le cose con distacco. Allora, se davvero, e questo si evince anche dal libro, si vuole essere vincenti non per gli altri ma per se stessi, bisogna avere il giusto distacco, non lasciarsi né travolgere né bisogna travolgere gli altri, e solo così si può veramente apprezzare il tempo, tutto il tempo che si dà a se stessi e agli altri. Questo è anche il succo un po' del libro. Sì, un'altra cosa importante, Stefania, che è nata a chi le ha insegnato le cose, dedica il libro a suo padre, quindi è un gesto di affetto supremo. Sentiamo un altro passaggio del libro, dalla voce di Catastasi, e subito dopo insomma, la canzone introdotta da questo passaggio, che è La stagione dell'amore di Battiato. Non hai fatto caso alla pioggia che cadeva da mesi, non hai udito l'urlo di tuo figlio. Chi c'era accanto a te? No, 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 non badare a me. Io non me ne vado mai, duro in eterno. Ti ricordi chi c'era? Sempre lei, vero? Tua madre, che aveva una spada impizzata nel petto, anzi due, te lo ricordi? Il dolore di un figlio perso nel secolo, che le stringeva il seno come una vipera che attanaglia la sua preda. Ma lei c'era, con tutta la sua forza. La pezza sciolta sul tuo viso era un suo nuovo innesto, la tua nuova rinascita. Ogni sguardo fermato nei tuoi occhi era un innesto. La forza, la razionalità nel controllare il dolore e plasmarlo tutto in amore. A volte i figli sembrano fiori di carta perché non sanno di avere radici forti. Ci si dimentica di chi ha saputo curare ogni membrana dell'essere umanamente fragili. Ma proprio in questo si cela la forza, il coraggio. Ritorna al mittente. Ti ricordi quando Franco Battiato cantava La stagione dell'amore viene e va? E il tempo è così, sembra andarsene, paralizzarsi. Poi ci resti muove. Il tempo è così. Fare lunghe fermate, ma lei resterà sempre la tua radice e tu, figlio.
Bibbia, resterà il suo bel frutto, piantato in una terra viva da secoli.